nel progetto tutta completamente in carbonio, quindi sicuramente già una barca che è molto progettata già da regata. A tappe forzate, secondo me ce la facciamo a metterla in piedi per la stagione. Sulla nostra barca c'è una buona dose di professionisti, devo dire, e poi ci sono alcuni appassionati. Ecco. A questo momento non abbiamo sponsor, non abbiamo chiuso con il leasing. Allora Filippo, è andata bene, perché sono andato a parlare con Dalia e quindi abbiamo lo sponsor. La sfida per me è porsi degli obiettivi sportivi, degli obiettivi agonistici di alto livello e poi mettersi nelle condizioni di raggiungerli. Fare il compito è la persona, è lui, so io, è lui chi è. E vedi, alla fine nessuno è responsabile, c'è il pezzo in ritardo. Abbiamo delle problematiche sulle forniture perché in un momento un po' critico come questo sono tutti in ritardo sulle forniture. Cancelliamo tutto e ritroviamo una soluzione dal punto di vista della tempistica. Cioè tu vorresti fare Maurizio stilizzato, messo dentro la cabina, sdraiato così su un fianco e poi mascherata la foto, cioè lavorandola un pochino in modo che non si capisce proprio esattamente che è lui, sì. Però sei pronto? Sei pronto? L'emozione è forte, guarda che questo è come un figlio. È proprio bella. Guarda che cosa ridicola, questa è la vecchia Libertine che io ho venduto, no? Mi arriva questa lettera dell'avvocato, oggetto marchio Libertine. Egregio signor Maurizio Biscardi, con la presente la informiamo di avere registrato il marchio, già di nostra proprietà, costituito dal nome e dal logo raffigurato in oggetto. L'avvitiamo pertanto a non utilizzare il nome. È stato un lungo periodo di incertezza legato al nome della barca, perché noi ci siamo sempre chiamati Libertine. Ci sono state delle persone che in modo scorretto ci hanno, diciamo così, rapinato del nostro, della nostra proprietà intellettuale, che era il nome e logo Libertine. Cambiamo tutto. Ma tu a Libertine ci sei affezionato, hai vinto. E beh, le vittorie mica me le toglie, può togliere la possibilità di riutilizzare il marchio, ma credo che quello che abbiamo fatto non può essere cancellato. La decisione del nome adesso verte tra alcuni nomi che ha scelto mia figlia, che sono sull'onda di Libertine, nel senso Libertine aveva delle caratteristiche, gruppo musicale, quando lo scrivi si pronuncia nello stesso modo in inglese, in italiano, in francese, e quindi gli ho chiesto di trovare un nome che avesse più o meno le stesse caratteristiche. Me ne ha proposti già 2 o 3, adesso faremo una riunione in questi giorni per decidere quale. Alla fine sono deciso di chiamarla con un altro nome e adesso noi ci chiamiamo Verve, tutto quanto si chiama Verve Sailing Team e abbiamo cambiato tutto.
Verve non lo sapevo, è stata una sorpresa. Io pensavo fosse Liberty in 2, 3, 4. Invece è bello comunque, mi sembra d'impatto. È uno dei nomi che ci ha proposto Flavia, la figlia di Maurizio. Siamo sul filone dell'altra barca che avevano avuto, che si chiamava Libertine, che era un gruppo rock. Ci ha proposto altri nomi legati a gruppi e o alla musica. Ci ha proposto Verve, ci ha proposto Nirvana, ci ha proposto Prodigy. Per cui con Maurizio abbiamo scelto, diciamo, sempre per un fatto di superstizione, all'interno di questa, diciamo, stretta di cerchia di nomi. Nirvana per una barca sembrava un po' troppo addormentato e quindi l'abbiamo scartato subito. La grossa scelta è stata tra Prodigy e Verve. Lì devo dire, Maurizio era abbastanza indifferente. A me Prodigy sembrava un nome un po' troppo da fenomeni, preferivo Verve, che di per sé non vuol dire nulla, ma che invece, diciamo, legato a qualcosa in movimento, ti dà l'idea di qualcosa che abbia tensione, forza. Alla fine piaceva a tutte e due, siamo andati su Verve. Operazione difficile che viene fatta in due fasi, c'è la spruzzatura che è quella che è stata fatta sabato scorso e poi c'è una fase di lucidatura che viene fatta 4-5 giorni dopo per rendere la superficie proprio speculare. In pratica viene riabrasivata la superficie con una carta finissima e passata la pasta abrasiva. Poi ci sarà un'altra spruzzatura della zona antisdrucciolo, quella dove si cammina in barca, no? Dove si corre, si cammina nel pozzetto, sulla prua. Dopodiché ci sarà il grafico che attaccherà, appiccicherà qui tutti gli adesivi che prendono gran parte dello scafo. Siamo dell'MC Design, la ditta ha preposta la realizzazione grafica sulla barca del Comet 50. E purtroppo i tempi si sono ristretti, non abbiamo più il tempo per poter applicare il film tutto intorno alla barca. E non solo quello, ma anche il protettivo che viene dato dopo per poter resistere sia al sale che al sole. Stiamo aspettando Andrea De Marinis perché dobbiamo assolutamente trovare una soluzione pratica affinché l'adesivo o la pubblicità sulla barca sia realizzata nei tempi ormai rimasti e sono veramente, veramente pochi. Allora, cancelliamo tutto, cancelliamo e ritroviamo allora, una soluzione dal punto di vista della tempistica. Lasciamo perdere adesso, diciamo, non te va bene così, prendiamo un'alternativa. Alternativa che di tempo però. Capito? Cioè, cambiamo totalmente il piano. Come si potrebbe fare? Nel senso, la barca rimane qui, fa i suoi lavori, eccetera, il 31 va in acqua. A quel punto io ho cercato di fare dall'inizio, diciamo, trovare, diciamo, un disegno che agli armatori, ai sponsor, a tutti, cioè dare un look alla barca aggressivo con il nome del nostro sponsor. Lo studio è partito dallo scafo, dalla realizzazione, diciamo, del layout dello scafo. E poi questo è stato riproposto nel furgone, è stato riproposto nell'abbigliamento. La realizzazione poi pratica di queste cose sullo scafo della barca di 15 metri è un po' più complicata. Diciamo ci sarebbero questi 8 giorni. Ma cosa si potrebbe fare all'interno di questi 8 giorni nella tua ideale? Ah, nella mia ideale, questa è domenica? Nella tua ideale, quello è lunedì. Per una cosa che dipende dagli adesivi non possiamo rimandare tutta la sequenza di costruzione dell'ultima settimana della barca prima del varo. Il problema è le 48 ore che servono per permettere al
protettivo anti-UV di poter asciugare. È una cosa fondamentale, per una barca sponsorizzata non può uscire senza la grafica, no? Quindi è stato probabilmente scelta una persona non giusta all'inizio. Vabbè, come ti sei messo d'accordo con lui? Non mi sono messo d'accordo, infatti questa è una grande crisi, nel senso, io mi sto muovendo anche per cercare un altro fornitore. Adesso si rimedia, insomma, probabilmente cambiando persona, cambiando fornitore, perché sembrava dovesse fare tutto nell'arco di 3 giorni, però lavorando anche la notte senza intralciare gli altri. Poi a un certo punto invece ha detto no, non mi basta, bisogna lasciare la barca ferma 5-6 giorni e noi dovevamo anche spostarla, quindi non era più compatibile. No, è una cosa che è veramente devastante, capito? Cioè qui non si riesce mai a mettere in fila uno per l'altro, cioè una cosa... Vabbè, ma io non è che posso... Non è che è colpa tua adesso, però è cioè, una cosa assurda, capito? Ogni cosa ci sono problemi. Insomma, è una scelta da fare. Se vogliamo mettere gli adesivi per Benino, sicuramente dobbiamo rinviare il varo. Se no, altrimenti siamo pronti a varare il 31. Ho preso un altro fornitore. Però questo comporta dei problemi di ritardo, dei problemi della tempistica, insomma, che ancora non ho risolto completamente, non so come finirà, per il momento rimane un rebus. Forse uno molto bravo, molto, molto pronto a fare questo lavoro, può essere pure che si calcola i tempi giusti, giusti al millimetro e riesce magari a farcela. E quindi per fortuna Andrea è riuscito a trovarne un altro che ha realizzato in poco tempo quello che serviva. Ho dovuto, diciamo, ripiegare su altri fornitori, ma diciamo, alla fine la realizzazione non è venuta completamente come io pensavo. Io a un certo punto avevo detto scordiamoci della grafica, facciamo la barca bianca e andiamo a fare regate con la barca bianca. Però poi c'è stato un veto da parte degli armatori e degli sponsor e quindi Andrea ha dovuto tirare fuori dal cappello una soluzione al volo e devo dire che ci è riuscito. A quel punto è stato realizzato questo logo Verve che troviamo sul nome a poppa della barca, troviamo sul furgone, sull'abbigliamento, dappertutto. Comunque anche la grafica mi sembra abbastanza d'impatto. Mi affido un po' a Flavia che, diciamo, è esperta in questo, è esperta perché fa tante barche durante l'anno. Avendo fatto tantissime barche, diciamo, ormai le immagino prima ancora che vengano fisicamente fatte. Se trovo un azzurro, diciamo, un po' opaco, perché tanto ci sarà l'antisdrucciolo sopra, no? Che si sposa con la tappezzeria, così gli diamo un colore. Io sì, starei su una cosa del genere. Nero mi sembra che fa un'altra cosa che... Cioè, capito? Però un minimo farci, bisogna usare, perché sennò sì, una barca talmente tecnologica. Tutto bianco dentro, è tutto bianco e ciliegio, quindi è molto luminosa la barca. Non hai problema di... Anzi, mettendo un tono scuro a terra, diamo ancora più risalto alla luminosità del resto, perché fa contrasto, no? Così mi va bene. Questo potrebbe essere, diciamo, una cosa soft che comunque fa contrasto. Eppure meno delicato del nero, perché se capite, perché steccate, poi... fate, cosate, si vede meno, diciamo, la rottura. Fare accettare alcuni particolari, alcune cose che sembrano magari un po' osè, è stato un po' complicato. Io avrei, diciamo, usato anche un po' di più. Cioè tu vorresti fare Maurizio stilizzato, Maurizio messo dentro la cabina. Sdraiato così, su un fianco, e poi mascherata la foto, cioè lavorandola un pochino in modo che non si capisce proprio esattamente che è lui, sì. Però poi uno guardandolo bene riesce a capire. Se lui si presta, facciamo questa foto e poi gli faccio una cornice leggerissima in ciliegio
e lo mettiamo così sdraiato sulla paratia. Io ce lo vedo molto bene. Ci devo pensare. Se ti presti a proposito. Mi cogli impreparato. Ci devo pensare. Ho fatto proposte indecenti, però sono state bocciate. Sono particolarmente arrabbiato perché non sono stati progettati, si vede che non c'è dietro un pensiero, sono stati presi gli interni del vecchio modello e adattati a questo nuovo che è totalmente diverso. È un argomento scabroso proprio ai massimi livelli. Appena me lo danno lo montiamo. Come fai una barca di 50 piedi e avere un carteggio della barca di 38 piedi? Mi chiedo. Per esempio tutta la zona tavola da carteggio, quadro elettrico, strumentazione è molto, molto piccola, molto minuscola rispetto magari a altre zone che per noi sono meno interessanti, tipo la cucina che è grandissima e che noi non cuciniamo praticamente mai. Il piano della cucina è bianco, ma è già fatto, è questo? Finito. Formica bianca. Proprio quella di... Poi c'era un attimo mio, tipo quello che sta attivando lì, un attimo che gira tutto. Non sono affatto contento di come si è stata sviluppata la barca all'interno, sia come disposizione delle cabine, sia come layout di tutta la parte, dalla scelta dei materiali, ad aspetti veramente un pochino più architettonici. Chiusano probabilmente non entra in merito ai problemi oggettivi della cosa, diciamo uno che le cose le vuole e basta, senza preoccuparsi poi di come, perché, che cosa bisogna fare per averle. Cosa non mi piace è che perlomeno in questo progetto si è partiti con troppa faciloneria, la mancanza di tempo non può essere una scusante per non fare tutti i passi che servono per arrivare a definire la barca. È vero che la Comar ha investito in questo progetto, ma è anche vero che una volta che la decisione viene presa non è che perché una barca costa meno deve essere fatta meno bene, se no non sta investendo. Io spero che anche lui alla fine apprezzerà, diciamo, l'oggetto. Eccolo qua, ecco l'oggetto, eh? Bello, no? Bello. La prua la vedo bella. Bella dritta, eh? Come era il progetto. Bella. Molto cattiva. Io sono curioso della grafica. Bella la grafica, bella come è stata messa su. Bella, ammazza. Bella anche la barca, eh? Molto. Ammazza che bella. Andiamo a vedere sopra. Bello. Sì, come su una deriva, cazzo. Tra... Fa... Veramente una figata. Sì, come sta andando, bravo, bello. Una bella figata. Sono soddisfatto, la barca mi piace molto, anche per noi è un bel biglietto da visita, è un momento così un po' critico di sbandamento, uscire con una barca così insomma è anche una buona dimostrazione per il cantiere, oltre di saper fare anche di fare proprio. Thank you.
pronto, sei pronto, l'emozione è forte, guarda che questo è come un figlio. È proprio bella. Ma poi i colori che piacciono a me. Adesso che la succede? Fanno volare, tirano su e la mettono sopra il bulbo. C'è, è apprezzabile, la barca è anche una barca bella esteticamente, quindi, e poi si dice sempre che se una barca è bella va anche bene, e non è stato mai smentito il detto. Devo dire che i risultati sono stati estremamente positivi. Cioè, ti rendi conto di quello che hai creato? Hai creato un mostro. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Sei sicuro? Sì, che ce la famo? Che quando si scende, che resta lì, sì. Adesso sto posizionando questi target cosiddetti, che sono dei riflettori e che servono per posizionare la macchina che stiamo montando in modo da orientarla nello spazio secondo l'asse della barca. Ricostruiamo la forma dello scafo da prua a poppa, comprese le appendici che sono bulbo e timone, per sezioni trasversali. Questo è molto importante per poi ricavare dalle forme dello scafo le possibili performance sulle quali è basato poi il sistema di compenso. Io spero che ci diano i coefficienti che danno normalmente ai Comet, pur essendo una cosa, sì, pur essendo una cosa ovviamente. Lo scafo in carbonio è un po' considerato un po' penalizzato, no? È un prototipo a tutti gli effetti, un prototipo anche estremo, perché ha tutti i parametri molto spinti, quindi insomma ci sarà da lavorare ancora. Sul bilancio lo potremo trarre soltanto dopo l'estate, o quantomeno almeno fino alla prima regata, insomma finché non avremo visto i primi test, i primi collaudi, insomma. Sì, ci siamo, la barca è andata in acqua nei tempi che alla fine ci eravamo dati. Dai, mi viene a fare da marino la barca. Come guarda, si chiama? La barca si chiama Verba. E noi andiamo a Saint-Tropez ad inaugurarla, facciamo il varo proprio lì. In acqua, proprio misurando i bordi liberi, si riassettano queste forme misurate a terra sulla linea di galleggiamento. Ela! Sì, ciao, sono Roberta! Ti ho chiamato appunto per fissare le date per il soggiorno tuo e di tuo marito. Ancora dei dubbi di quanto sia competitiva, però adesso la certezza, allo sparo della partenza della giraglia, Verve ci sarà. Facciamo una società, parliamo col cantiere, capiamo se ci sponsorizzano.
È la matrice dal quale poi si tira fuori il guscio dello scarico. Una cosa che ancora non abbiamo ottimizzato è il piano velico. E come penso, non lo so, quando ti innamori, no? Che nasci così, incontri uno e dici guardate questa mi ha fatto girare la testa. E penso la stessa cosa è stata per la vela. Se avessimo mandato la mail giusta avremmo lo sponsor. Allora Filippo, è andata bene perché sono andato a parlare con Nadia e quindi abbiamo lo sponsor. L'unica cosa, ecco, è che non si riusciva mai a capire qual era la data di fine di una cosa. Tu devi fare il compito e la persona. È lui, so io, è lui chi è. E vedi, alla fine nessuno è. Nessuno è responsabile, c'è il pezzo in ritardo. Alla fine ho deciso di chiamarla con un altro nome e adesso noi ci chiamiamo Verve, tutto quanto si chiama Verve Sailing Team. Vedi un sogno che si realizza, quindi vedi quello per cui tu hai faticato tanto, hai lottato tanto per ottenere e che improvvisamente te lo vedi materializzato. Bella, bella anche dentro, non me l'aspettavo, aspettavo molto più spartana. Sai, poi quando fai una barca da regata l'importante è che cammini, quello lo sapremo dopo. Adesso cerchiamo di portare stasera la barca a finire, appena apre il ponte la portiamo in darsena. E se domani tutto va bene faremo una prova in mare. Dai, mi vieni a fare da madrina alla barca. Come guarda, si chiama? La barca si chiama Verve e noi andiamo a Saint-Tropez ad inaugurarla. Mattina presto si è dovuto bloccare la strada, piazzare la gru, fare lo spostamento. Vedi un sogno che si realizza, quindi vedi quello per cui tu hai faticato tanto, hai lottato tanto per ottenere e che improvvisamente te lo vedi materializzato. Ci siamo, l'abbiamo immersa, bagnata, barca bagnata, barca fortunata. Silvio, devono passare i pullman, dobbiamo arrivare facile. Basta così, ha toccato, eh. Ha
l'abbiamo fatta. Tutto apposta, la barca è bella. È sicuro vinci. Dici che vinciamo questa? Speriamo. Per voi e per noi. È certo. Sì, no, dovrebbe andare. È bella. Però insomma, alla fine, ecco, se vinci, oltre alla soddisfazione di aver vinto, è pure per noi, insomma, ci abbiamo lavorato, l'abbiamo fatto. Ma che scherzi, è fondamentale per voi. Siamo inclinati, come siamo? Devi andare a terra con la testa. Abbiamo infilato l'albero, ora iniziamo un tuning, una regolazione. Dobbiamo dare carico alle sarti, e le sarti alte sono già in tiro. Dobbiamo dare attenzione alle sarti diagonali, queste qui che vedi dietro di me. Vedo già l'albero montato, io non mi aspettavo questa sera di vedere già l'albero a questo punto, pensavo ci fosse qualche ritardo, eccetera. Invece, insomma, siamo a buon punto, no? Adesso finisco di montare gli strumenti, stanno facendo un po' di regolazione per mettere dritto l'albero. Quel nastro lì, Francesco, quel nastro lì è un nastro di vetro resina, non ce la fai a strapparlo, lo devi tagliare. O tagliare, oppure se trovi l'inizio lo srotoli. Praticamente la regolazione è dare all'albero il giusto rake, che sarebbe l'angolo in direzione prua poppa, e la giusta compressione. La barca l'abbiamo messa in acqua, adesso c'è Andrea che sta cominciando a mettere in pressione l'albero. E abbiamo provato il motore. Stiamo provando tutti gli impianti. Prima cosa che si fa quando la barca va in acqua è controllare se ci sono delle vie d'acqua. Si controlla il bulbo, si controllano le prese a mare, la losca del timone, per verificare che appunto non ci siano infiltrazioni d'acqua. Per fortuna non è mai successo, però è un'operazione da non saltare mai, perché può succedere che è solamente staccato un tubo e la barca va giù in pochi minuti, insomma. C'è da armare un pochino qualche pezzo, le volanti, armare un po' il piano di coperta e poi abbiamo finito. Stasera la spostiamo in un altro posto, perché qua sul fiume si lavora male. Abbiamo problemi di pescaggio sotto la riva, perché il fiume ha l'alveo fatto a U, per cui sotto riva tocchiamo. Adesso qui galleggiamo, abbiamo 3,80 m sotto, quindi abbiamo lo spazio che ci serve per stare a galla. Consideriamo che se ci mettiamo a fianco alla riva il fango sale e ci impiantiamo di mezzo metro, per cui dobbiamo tenere questa barca d'appoggio vicino finché non saremo liberi di uscire e provare, e così dopo, andando in darsene, i problemi di pescaggio non li avremo più. Mi hanno telefonato, credo sia andato tutto bene, il varo è stato fatto stamattina alle 5, cosa che ha reso impossibile la mia presenza lì. C'è qualcosa, perché faccio fatica e la mattina presto. Tra l'altro penso sia stato spettacolare, perché doveva è venuta una gru gigantesca. Adesso sono un po' preoccupato, perché lì, diciamo, sulla parte del Tevere, sulla foce lì, c'è poco fondo. Speriamo che la barca esca da quel posto il prima possibile. Adesso cerchiamo di portare stasera la barca a finire. Appena apre il ponte la portiamo in darsena, e se domani tutto va bene faremo una prova in mare, sia a vela che a motore.
prima volta che stai a bordo. Stabile, no? Grande. Sessione grande. Più lunga, 30 più magra. 30 grande. E stabile. E con un albero immenso. Bella, bella anche dentro, non me l'aspettavo, aspettavo molto più spartana. Sai, poi quando fai una barca da regata l'importante è che cammini, quello lo sappiamo dopo. Siccome c'è un detto che dice barca brutta non può vincere, non finiamo il detto, l'altra parte si immagina da solo, da vedere è bella, quindi vedremo. Veloce, io dovrò far da boa e voi mi dovete girare intorno. Spero. Speriamo. Senti, va bene, tanto tu stai qui comunque adesso. Io sono qua, adesso vado un attimo dentro e poi. Siamo arrivati a una conclusione anche di questo. Non avevo dubbi. Adesso la barca è pronta e l'idea è di trovare una ballerina che possa così fare una sorta di varo, il battesimo dell'acqua. Insomma, ho pensato che forse la Weber è un'amica, una persona simpatica con cui ho lavorato, con cui mi è capitato di dividere tanti momenti allegri. È una persona anche molto alla mano, molto simpatica. Non mi dispiacerebbe che fosse lei a venire magari, che ne so, domani o uno di questi giorni in cantiere, magari facendogli vedere la barca. Se mi facesse lei da madrina sarei molto contento. Era questa la barchetta, ci abbiamo messo 3-4 mesi per costruirla. Solo? Sì, però penso che sia venuta abbastanza bene, ancora la dobbiamo provare in acqua. No, adesso per adesso galleggia, per cui. Sì, galleggia. E questa è la prima cosa positiva, poi adesso vediamo. Senti, mi piacerebbe, se ti va. Lo sapevo che c'è qualcosa indietro. Sì, sì. Vabbè, ma tu sei un'amica, quindi se non lo chiedo agli amici. Dai, mi vieni a fare da madrina alla barca. Come Guarda, si chiama? La barca si chiama Verba e noi andiamo a Saint-Tropez ad inaugurarla, facciamo il varo proprio lì. Quindi mi farebbe piacere, se ci fossi pure te, avere una persona che me la inaugura, mi farebbe piacere. Va bene, te la faccio. Mi fa piacere che vieni, dai. Volentieri. Facciamo questa avventura.
che con te sono sempre avventure. Sono sempre avventure. Però sono divertenti, dai, almeno. Sì, certo, come ti vengono in mente, non lo so, guarda. Beh, non lo so neanch'io. Sono sempre avventure molto divertenti, perché se qualcuno dice "Di aiuto gli audaci", secondo me avevano in mente esattamente Maurizio, perché lui si imbarca sempre in queste avventure che il concetto come dovrebbe andare ce l'ha in mente solo lui, ma anche su quello ci sono grossi dubbi. Però riesci sempre a portarle in qualche modo a compierle, a finirle. Bella, dai, facciamola. Saint-Tropez, hai detto? Sì. E il mio letto qual è? A prua, naturalmente. Aspetta, la cabina armatoriale. Scusa, fammi vedere questa barca. Fammela vedere. Beh, adesso è tutta in assetto da regata, certo. Quindi mancano i letti, però qui ci sarà un letto, è anche comodo. No, è bello, bello, bello. Dai, questa te la riservo per te. Ci sto, mi diverto, dai. Dai. È bello, una delle tue follie. Bene. Bene. 5-6 mesi andata, di lavoro. Andata. Perfetto, grazie. Riesci a coinvolgere le persone al modo suo, sempre raccontando solo la metà, che poi danno il meglio di loro, che aiutano, che i progetti vanno a buon fine, e riesce e crea un clima di lavoro molto divertente, in cui ognuno si sente libero a dare il meglio di se stesso, anche la follia di ognuno di noi, e questo fa sì che i suoi progetti sono sempre unici, hanno sempre un taglio non convenzionale, completamente fuori dalle righe. L'ordine del caos, questo è il metodo di Maurizio Biscardi. Io lo adoro, io dovevo prendere un caffè con lui, sono finito qui a Fiumicino su una barca e fra qualche giorno parto per Saint-Tropez. Questo è Maurizio Biscardi, riesce sempre. La stazza della barca si divide in più fasi, diciamo le due principali sono la stazza a terra, cioè la misurazione dello scafo a terra prima del varo, e una stazza in acqua dove si misurano bordi liberi e stabilità della barca. Nella stazza a terra vengono ricostruite le forme dello scafo e delle appendici, cioè del bulbo e del timone, mediante una misurazione con una macchina laser che misura vari punti per sezioni trasversali lungo l'asse longitudinale della barca, e alla fine si ricostruisce proprio l'andamento dei volumi e delle forme della barca da prua a poppa, e quindi dei volumi immersi soprattutto, che sono molto importanti per determinare delle grandezze come il peso della barca, che dal principio di Archimede è pari al volume dell'acqua spostata. In acqua, proprio misurando i bordi liberi, si riassettano queste forme misurate a terra sulla linea di galleggiamento. Prendiamo queste misure a prua e a poppa della distanza del bordo libero, cioè della linea di cinta della barca dal piano di galleggiamento, e poi un programma calcola esattamente il volume, ma non solo il volume, dello scafo. Un'altra fase della misurazione in acqua è la misurazione della stabilità della barca, cioè quanto la barca resiste la tela. La prova di sbandamento serve a determinare la capacità raddrizzante dell'imbarcazione, cioè la sua stabilità. Dobbiamo determinare dei pesi di circa 150 kg per poter far sbandare la barca. Con questo metodo noi riusciamo a determinare l'altezza del centro di gravità della barca, che è molto importante per determinare poi tutta la curva di stabilità della barca, e quindi quanto è il momento raddrizzante, quindi quanto è il momento che ti permette di stare dritto ai vari angoli di sbandamento. In funzione di quanto sbanderà determineremo una misura molto importante per la stazza, che è il momento raddrizzante.
mano a mano che la barca sbanda, noi sappiamo che c'è un momento raddrizzante che si oppone al momento sbandante creato dalle forze del vento sulle vele, e questo ci permette di trovare l'equilibrio della barca sotto tela, quindi quando è sottoposta alla forza del vento, e quindi anche a determinare la velocità della barca nelle varie condizioni di vento e di sbandamento. Quanto più è stabile la barca, meglio è, perché la barca più sta dritta più riesce a sviluppare velocità, perché sfrutta maggiormente la superficie esposta delle vele al vento. Si derivano anche tante altre grandezze che sono importanti non solo per la determinazione del rating, quindi della stazza della barca, ma anche per me come progettista avere delle informazioni sul reale assetto, reale configurazione della barca in acqua, che oggi infatti mi sono reso conto che c'è qualcosina ancora da mettere a posto. Elisabeth? Dalla stampante lì mi aspetta, che sto per stampare una mail che stavo aspettando, di un numero di telefono di Ela Weber. Ela? Sì, ciao, sono Roberta. Perdonami se non ti ho chiamato ieri, ma siamo stati impegnati in ufficio. Ti ho chiamato appunto per fissare le date per il soggiorno tuo e di tuo marito, come mi ha detto Maurizio. L'unica cosa è che devi parlarne con Maurizio, se va bene a loro. Scusa, se tu parti il 12, che è di sabato, rientri il martedì 15, giusto? Ok. Allora, Ela Weber è la madrina, sarà la madrina per il varo della barca. Ed è una carissima amica di Maurizio Biscardi. E allora viene anche lei a Saint-Tropez. La partenza doveva essere l'11, quando partono anche Maurizio, Filippo ed io, quando partiamo tutti noi. E io. E forse tu. Non si sa mai. Sai cosa fai? Facciamo il cambio. Tu vieni qua e ricerchi, ti ricordi l'hotel cos'era? Hotel Mandarin a Saint-Tropez. Sì. Lo cerchi qui sul... Ma lei ha bisogno di un suite. Lo stesso trattamento di Filippo e Maurizio. Quindi camera deluxe con terrazza, e lo guardi qua, che così poi intanto io chiamo Maurizio. Maurizio, sono il tuo incubo, la Roby. Senti, ho chiamato Ela e mi ha detto che lei potrebbe partire il 12 giugno e rientrare il martedì 15 giugno. Per te va bene? Ok, d'accordo. Vai, destinazione metti Saint-Tropez. Sì. Saint-Tropez. Devo ammettere che, anche se con fatica, ma Elisabeth ci sta dando una mano, mi sta dando una mano, non pensavo. Trapezzi. Poi ci metti il giorno e ce lo metti. 12. Dal 12 fino al 15. C'è. Ma quanto costa questa? 1320 euro. Bene, lo stipendio mio. Così? Sì. Questo? Sì. Ok. Bene, abbiamo tutto. Adesso dobbiamo solo che prenotare. Molla tutto, dammi gli ormeggi, salta fuori che devo. Oui, monsieur, oui, je rêve en français à la France, à Menton, et manqué un centinaio de kilomètres à l'arrivée à Saint-Tropez. Thank you.
farei così: oggi puliamo, sistemiamo tutto, domani lavoretti di fino, eh? Oggi la barca lavata, finita, domani tac.